noi non possiamo più fare nulla nel caso di Carlo Alberto, come è successo in altri casi anche recenti che sono finite purtroppo sulle prime pagine dei giornali, però quello che vorremmo è che almeno da questi casi si possa capire di più per la famiglia e per tutti i ragazzi e tutti gli sportivi che ovviamente vorrebbero fare questa attività fisica in sicurezza, ma non solo per loro, anche per la popolazione generale. Un cuore per la ricerca, per sostenere tanti bambini, ragazzi, sportivi. La morte di Carlo Alberto aiuterà a capire, grazie all'esame di quel muscolo che lo ha tradito sulla pista della sua prima gara di atletica, perché la morte improvvisa dell'atleta, pur non essendo un fenomeno frequente, è terribile e passi in avanti sono stati fatti anche grazie alla generosità di famiglie come quella di Carlo Alberto, che hanno permesso questi esami condotti nei laboratori dell'Università di Padova. Ne sono state scoperte tante, anche malattie che negli anni 80 e 90 non si conoscevano. L'averle scoperte proprio dallo studio anatomopatologico, purtroppo troppo tardi, ma è servito perché questo poi ha permesso di correlare queste malattie che si sono trovate da questi studi con i dati clinici, quindi cosa c'era all'elettrocardiogramma di questi ragazzi o di queste ragazze, cosa c'era all'ecocardiogramma, cosa c'era nei sintomi precedenti, e mettendo insieme le due cose, un po' alla volta si è capito che questi segni e sintomi potevano essere il campanello d'allarme per pensare a quella malattia che un po' alla volta si è conosciuta sempre meglio. Analizzare quanto accaduto, esaminare i tessuti, può aiutare a leggere nuovi campanelli d'allarme, a partire dai primi controlli che dovrebbero diventare di screening per tutta la popolazione a cui sono sottoposti i ragazzi che si avvicinano allo sport. Si fa un elettrocardiogramma di base e poi si fa un elettrocardiogramma da sforzo. Questo può dare delle alterazioni proprio della traccia elettrocardiografica o anche evocare delle aritmie, dei disturbi del ritmo, per cui durante questo test uno ha le palpitazioni, si sente che il cuore batte più forte. Allora, sulla base di queste alterazioni, noi possiamo sospettare una malattia, non ci fermiamo più a quelle alterazioni dell'ECG, ma chiediamo anche un esame aggiuntivo, che è un esame che ci fa vedere come è fatto il cuore, come si muove il cuore.